zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio, anche oggi, sì. Dunque, come va? Spero tutto bene. Allora, questo è un nuovo video che sto rifacendo più volte nella stessa giornata di oggi, da quando sono rientrata a casa, da l'una è passata. Allora, le due ho dormito, e vabbè, dettagli, perché ne avevo proprio bisogno. E nulla, scusate, stavo sistemando un po' il cavalletto. E mentre adesso tra poco mangerò, aspettate un attimo, sono le 7:27, appunto le 19:27, e quindi ho deciso che finalmente tra poco mangio. Ma prima di mangiare, scusate, ma non riesco a capire con questo telefonino, vabbè, niente. Comunque, volevo ringraziare The Witch Posizione di Bellezza, Caterina sarebbe, per la crema che sto utilizzando in questo momento, che sarebbe questa. Il pack si sa qual è, ma non me lo ricordo. Comunque, questa è la crema in questione, che è costata 18 euro, vedete, ma c'è un prezzo che non so se sia questo il vero prezzo reale, ma perlomeno credo di sì. Vedete, 18 euro, sì, si vede. Ecco, sì, 18 euro. E niente, questa crema mi sta aiutando molto, perché ho la pelle, oltre che sensibile, molto secca. E niente, quindi ci tenevo a ringraziare Caterina mille volte, grazie. E nulla. Comunque, oggi cosa ho fatto di bello? Nulla di che. In questi giorni, se riesco a fare qualche videoblog, non è detto che lo faccio sempre fuori casa, perché lo posso fare anche in casa, questi videoblog di pulizia, perché vi devo per andare a fare la spesa, non so se li farò mai, ma ci provo, perché qualche volta li ho fatti, ma non lo so, il file a volte non rientrava nel montaggio e cose varie, devo un po' vedere. E quindi alla fine cosa ho dovuto fare? Caricarlo, esportarlo al computer e poi montarlo per vedere se rientrava nel montaggio. Solo che alla fine era troppo lungo, quindi non sono riuscita a accorciarlo, perché al computer sono brava, ma non bravissimo col montaggio. Certe volte sono brava col montaggio, ma non così a livello grossolano, cioè grossolano, vabbè, sì, a livello molto non so, vabbè, adesso non mi ricordo, non so se dire too much, come si dice, non too much, come dire, bravissima nel mondo del montaggio, no, non lo sono. Quindi ho dovuto arrangiarmi un po', e tuttora mi sto arrangiando nel mondo del montaggio, non da Windows Movie Maker, ma da KineMaster, o addirittura da iMovie. Per questo motivo, sì. Attendete un attimo. Siccome che si sentiva la televisione in sottofondo, ho dovuto evitare di... ho dovuto chiudere la porta, e adesso ho staccato un attimo per chiudere la porta. Scusatemi, sono già qua. E quindi, alla fine, sì, sono riuscita finalmente a capire come montare video, ma non sono così brava da tagliare video perfetti, è vero. Si impara sbagliando, mano a mano si impara, però c'è poco da fare, mi voglio più perfetta possibile, se non sono perfetta non sono contenta. È vero, ce n'è di tempo per come si dice, aiuto, ce n'è di tempo per perfezionarsi, però se non come, sono come peggio i ragazzini di oggi io. È vero, ci sono delle cose che le vorrei tutte subito, ma tutte subito non si può ottenere se non c'è pratica e impegno, ragazze. Io dovrei praticare, e poi abbastanza, oltre a impegnarmi, praticare, fare tanta buona pratica nel montaggio. E lì non è semplice, non è una passeggiata, perché ci perdo delle ore, che non so se ne avete idea. Allora, chi fa video come me penso che idea ne abbia come di cosa voglio dire nei video, nel montaggio.
Ma chi è dall'altra parte che fa solo Instagram o TikTok? Non lo so, forse sì, non ne ho idea. Quindi penso che proprio il TikTok lo sappia cos'è il TikTok, cos'è il videomontaggio. Mentre chi fa solo Instagram magari sa il montaggio delle foto, ma non so se sa il montaggio del video. Forse sì, non ne ho idea. Non ve lo voglio neanche chiedere, forse sarete un po' col naso un po'. Sì, col naso un po' storto, ma non ne ho idea se l'Instagrammer, blogger o influencer, che Dio si voglia, sappiano del mondo del montaggio. Comunque, sorvolando su questo fatto qua, su questo fattore. Sì, ci tenevo pubblicamente a chiedere scusa a Ivana Ruggero Quartuccio perché non ti ho più risposto da quel giorno che io ovviamente ho detto ciao, ci vediamo dopo perché adesso sono impegnata, ci vediamo perché ho ospiti e terapia, avevo ospiti, non l'ho fatta apposta, ma sì, lo so, lei non è offesa, ci mancherebbe altro che ci offendiamo in due. Per cose futili, comunque, volevamo fare una. No, come dire? Sì, volevamo fare una collaborazione, ma non c'è stato verso perché poi io ho detto no, da parte mia non c'è stato verso perché me ne sono dimenticata. Tra una cosa e l'altra, in casa mia, ospiti e via discorrendo, non ce l'ho fatta a chiamarla perché a dirle sì, ci ho pensato. In realtà vorrei fare un make-up. Per ufficio, per lavoro, per lo smart working, cosa che oramai quasi tutti siamo, come dire, in smart working, dai youtuber all'influencer e via così, e via discorrendo appunto. Quindi non vedo perché non dobbiamo fare un make-up. Ho pensato a cosa voglio fare, già l'ho anticipato, ma forse lo vedrete anche da lei. Adesso mi metterò d'accordo con, diciamo, con Ivana Quartuccio Ruggero. E niente, ne penserò con lei, poi casomai ne parleremo insieme in privato, il da farsi. E sì, lo so, non devo dirla adesso sta cosa, ma è più forte di me, non ce la faccio mai a non svelare cosa si deve fare, è vero, si deve tenere sempre in cantiere ciò che si deve fare, in segreto in cantiere, ma se no. Se non, ve lo, se, non, io non, no, se non riesco a dire una cosa, perché non ve la dovrei dire? Perdonami, Ivana. Un bacio, ti voglio bene. E niente. Che dire? Basta. E già sono 7 minuti che registro e non lo so. Penso che qua chiudo perché. Allora, attendete un secondo. Sono le 7:35, io adesso vado e ci vediamo domani per le pulizie, video pulizie, motivational, come si dice, no, motivational, come parlo, vabbè, video pulizie motivazionali, nulla. Ciao, mettete like, attivate la campanella, iscrivetevi e commentate. Ciao. Zombie apocalypse.